ragazzi, questa puntata di The Wavelet Show è speciale ed è interamente dedicata ai fan del doppiaggio. Mi riferisco in particolar modo a voi del gruppo su Facebook 45 giri, cartoni animati e telefilm, ma che passione che mi avete! Posto 32 domande raccolte da Nico Rosetti, me le ha mandate, le ho qui davanti a me, ogni tanto mi vedrete distogliere lo sguardo dall'occhio della camera per leggerle e rispondere puntualmente a ciascuna. Allora, cominciamo da: qual è il tuo colore preferito? Va a periodi, ho avuto il periodo arancione, ho avuto il periodo viola, ho avuto il periodo verde, ma i colori che nel tempo in generale mi piacciono di più sono sicuramente quelli molto chiari, quindi legati al bianco, perlato, iridescente, glitterato, anche il nero, e i colori acquatici, quindi turchese, il verde smeraldo, il blu cobalto, il verde acqua. Qual è il tuo piatto preferito? Amo la cucina speziata e piccante, quindi potrei dire couscous con il pesce oppure couscous con le verdure e comunque molto piccante. Cosa guardi per prima in un uomo? La bocca e i denti, se sono curati, se sono puliti, se sono belli. Esiste per te l'uomo ideale? Certo, esiste l'uomo ideale anche se non esiste l'uomo perfetto, perché nessuno di noi lo è, nessuno di noi è perfetto, quindi diciamo che siamo tutti un mix di pregi e difetti e ci sono mix di pregi e difetti più compatibili tra loro rispetto ad altri. Quindi in questo senso direi che sì, esiste la persona imperfetta per noi, ideale perché più compatibile. Com'è Jasmine caratterialmente? Sono una persona solare, allegra, ho i miei momenti sicuramente di lieve, ma tuttavia serena malinconia, e passano prestissimo. A questi momenti subentra subito il sereno, quindi la nuvoletta di passaggio, magari fa piovere un po', se ne va con il venticello leggero e torna il sereno. In cucina sono una schiappa, sono come Marta in Sailor Moon, mi arrangio in qualche modo, anche se devo dire che quelle cose semplici e naturali che io amo mangiare le so fare bene, perché non ci vuole poi molto a preparare delle verdure al vapore. Quanto ti piace il tuo lavoro da 1 a 10? Diciamo che all'interno del lavoro di speaker, doppiatrice, speaker ispirazionale, talk show host, se dovessi fare una media direi un buon 10 con picchi di lode, quando effettivamente mi sento a mio agio nell'ambiente in cui sono e lavoro al meglio delle mie possibilità. Quanto è difficile calarsi in uno dei tuoi personaggi? Quanto più si è disponibili a lasciar perdere un po' di se stessi e ad abbracciare invece, mettendosi al servizio di il personaggio da doppiare, quanto più è facile immedesimarsi e quindi dare il massimo in questo lavoro. Qual è il personaggio che hai amato di più nel doppiarlo? Ci sono due personaggi che ho amato moltissimo. Uno, per quanto riguarda i cartoni animati, è sicuramente Kaori, o Creta nella versione italiana della serie televisiva. Quello che ho amato di più e che mi ha permesso di divertirmi di più in un film, anche se non era nel circuito cinematografico ma nel circuito degli home video, è stata sicuramente Renée Zellweger nel film My One and Only. Quello che ho odiato di più, quello che ho amato di meno, forse è stata una cuoca, una giovane cuoca in un reality. Infatti credo sia stato uno degli ultimi reality che ho doppiato. Per doppiare devi interpretare e provare le stesse sensazioni e le stesse emozioni dei tuoi personaggi. Sì. Entrare in sintonia con loro, certo. Questo ti fa amare il tuo personaggio, ma soprattutto la tua controparte. Kaori ama Ryo e Jasmine lo ama. Ryo rimane il grande amore di Kaori, quindi nel momento in cui io mi immedesimo in Kaori, certamente amo Ryo, ma come Kaori, non come Jasmine. Come Kaori sei costretta a perdonare le debolezze e le scappatelle di Hunter. Come Jasmine, perdoneresti qualcuno che ami se si dovesse comportare come lui? Non mi innamoro di una certa tipologia di uomini. Ecco, i seduttori farfalloni per me non hanno nessun fascino o appeal. Quando doppiare un film come City Hunter lo si fa in coppia? Oppure tu e Guido lo fate separati in studio e in momenti diversi? Separati in studio e in momenti diversi. Abbiamo avuto l'occasione più volte, forse
La prima volta l'abbiamo detto quando abbiamo presentato in una conferenza stampa il CD di Stefano Bersola dedicato alle varie versioni e arrangiamenti di City Hunter. In quell'occasione Guido e io eravamo presenti per la prima volta in pubblico, è stato credo a settembre del 2016 e ci siamo visti lì, ragazzi. Non ci hanno mai convocati insieme per un singolo turno di doppiaggio di City Hunter. Sei sempre soddisfatta della tua performance canora? Pure a volte nella tua testa ti sei detta che avresti potuto fare meglio. Qui parlate di canzoni, ragazzi. Mi è capitato di cantare delle cose molto carine, come per esempio le canzoni della Pimpa che sono uscite in CD, le casette, i pesciolini, le stagioni. Certo, in quell'occasione ero diretta dal maestro Corrado Tringali, un musicista fantastico che mi ha guidata a interpretare le canzoni in un certo modo, in una certa modalità, quindi non tanto sul ritmo proprio in battuta, ma un pochino libera, come se fosse un parlar cantato. Poi mi è capitato anche di dare la mia voce a Tricky. Quando ho dato la mia voce a personaggi di cartoni, in linea di massima io ho avuto la libertà da parte dei direttori di doppiaggio di ripetere le canzoni, ripetere le frasi, se non mi piaceva la prima, la seconda o la terza versione. Ma diciamo che mi sono occupata principalmente di doppiaggio più che di attività canora, a parte un periodo di tempo che ho dedicato alla esecuzione di canzoni di Tom Jobim, Vinicius de Moraes, dal vivo con una band di musicisti brasiliani in Brera a Milano, e quella è stata una parentesi bellissima in cui mi sono divertita molto a cantare dei classici della bossa nova in portoghese con accento carioca. Provi anche a caso oppure serve il contesto dello studio e del video oltre al copione? Beh, devo dirvi che in un caso specifico, quando sono stata chiamata a dare la mia voce a Renée Zellweger in My One and Only, siccome il personaggio, che era un personaggio poi realmente esistito negli anni 50, primi 60, era molto simile alla figura di Marilyn Monroe, io vi confesso di aver ascoltato nei giorni in cui mi recavo a doppiare questo film a casa prima di uscire, canzoni interpretate e cantate dalla voce dolcissima, suadente di Marilyn Monroe, proprio per entrare meglio nella parte, cioè per acquisire quel fascino, quella morbidezza, quella soavità che Marilyn Monroe aveva nel porgere la voce. Ovvio, io l'ho fatto in italiano, ma credo il risultato sia stato molto buono. Il mio cantante preferito da piccina, che io ricordi, Lucio Battisti. Il cartone animato. Il mio cartone animato è stato questo. Eccolo qua, Capitan Harlock, che è stato sicuramente il mio cartone preferito. Poi mi chiedete la sigla, sicuramente la sigla finale di UFO Robot. Alabarda spaziale! Meraviglia, andiamo avanti. Avevi 45 giri di cartoni animati o telefilm? Sì, UFO Robot. Guardi ancora cartoni animati, oltre ovviamente quelli che doppi? Mi è capitato di guardare qualche film di Walt Disney, ma non sono una patita di cartoni animati in generale. Com'è il mio rapporto con gli altri? Il mio rapporto con gli altri è buono, perché io amo le persone, amo stare in compagnia e amo la sinergia che a volte si crea con persone con cui possiamo creare insieme, avere un progetto comune e lavorare a questo progetto. Quindi direi ottimo. Sei aperta e solare fuori dal lavoro oppure ti chiudi te stessa? Assolutamente aperta e solare. Il mio rapporto con Guido, fantastico. Il mio rapporto con Stefano, fantastico. Ti è piaciuta la nostra iniziativa oppure ti ha messo un po' in difficoltà? Ragazzi, mi è piaciuta, sono qui. Sei contenta del contatto con i tuoi fan dopo l'avvento di internet e quindi del supporto dei social? Non avrei mai pensato, immaginato che poteste essere così numerosi e che le vostre domande potessero essere così tante. Ti sei stupita del nostro contatto verso di te?
piacevolmente stupita, ma pronta ad accogliervi a braccia aperte. Cosa pensi di questa iniziativa di portare la gente comune ad interagire con artisti e gente dello spettacolo? Siete dei galli spaziali, ragazzi, continuate così. Immaginerai che proverò a fare una cosa simile anche con Guido e con Stefano? Pensi che accetteranno come te, conoscendoli? Io credo di sì. Guido Cavalleri e Stefano Bersola, che io sappia, sono persone disponibilissime, molto alla mano, quindi contattateli, sono sicura che vi risponderanno. Sei propensa a restare in contatto con noi di 45 giri, bla bla bla, oppure reputi chiusa? Ragazzi, ma certo, l'unica cosa è che sono molto molto impegnata e quindi non posso seguire la vita del gruppo e interagire con voi ad ogni notifica. Ma questo non vuol dire che io non possa ovviamente esserci qualora voi mi cercaste ancora. Credo di aver risposto a tutte le vostre domande al momento. Vi ringrazio per avermele poste, vi ringrazio per il vostro affetto e vi do appuntamento alla prossima puntata del The Wavelet Show sul mio canale YouTube, al quale vi invito ad iscrivervi attivando le notifiche, così rimaniamo in contatto. Un bacione a tutti voi. Ciao ciao!